Eccomi qua di nuovo, è lei, come vi avevo detto. Questa casa alle mie spalle non è la casa dove sto. Venite a vedere dove sono venuta ad abitare per adesso. Io devo entrare in questa porticina qua perché sono dietro nella backyard. Oggi sole, 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 anche se un po' di nuvolette, ma si sta benissimo. Allora, eccoci qua. Qui c'è il garage e io sto qua sopra, come Fonzie. Se voi ve lo ricordate di Happy Days, io abito sopra al garage. Devo fare queste scale e arrivo sull'appartamento. Questa è la sala, questa è la cucina, qui c'è il bagno e qua c'è la mia stanza. La mia giornata però non è finita qui, quindi tra poco andremo qua vicino perché a 10 minuti c'è uno dei miei mall, centri commerciali preferiti. Ci arriverò a piedi, vi faccio vedere, anche se l'avrete visto negli altri miei video perché ci sono già stata. Ma voi seguitemi lo stesso. E volevo dirvi ancora un po' di cosine riguardo questa zona. Sono qui adesso a Glendale, una zona che non conosco tanto, ma sapevo dove era, so dov'è. Questa zona è molto ma molto fornita. Ho gli autobus da tutte e due le parti qua dove voglio andare. Ho gli autobus che mi portano a Hollywood, a Downtown, da Desano, a pizzeria. Mi piace molto tranquillo, zona di benestanti, di LA. Adesso andiamo qua al centro commerciale. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. Ed eccomi qua, centro commerciale all'aperto. Questo qua, come voi sapete, se non lo sapete, non importa, ve lo dico adesso, è il mio negozio di cupcake preferito, che mi piace un sacco. Qua abbiamo, qua di fianco, tutte queste vetrine fino laggiù, abbiamo la famosissima Cheesecake Factory, ristorante molto carino dove si mangia bene. Oggi non c'è tanta gente perché è un giorno di lavoro, quindi è un po' più tranquillo. E qua, dai, dai, che lo sapete, non ve lo devo dire io cos'è questo. Honey, I'm a perfect 10, whoa, honey, I'm a perfect 10, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. E girando, girando, ho trovato, ta-dan, questo negozio di Amazon. Entriamo. Ho trovato questa webcam da mettere in stanza. Che ne dite? La compriamo? Comprata direttamente dal negozio Amazon per la mia stanza per vedere se qualcuno entra. E questo è il centro commerciale davanti, che però è al chiuso con dentro tanti negozietti. Ma io adesso non ci vado. Ho ricevuto una chiamata per un annuncio che avevo visto di un appartamento a poco, perché bisogna risparmiare. Quindi andiamo a vedere dov'è e com'è. Seguitemi ancora. Prendo Uber per fare prima. Ed eccomi arrivata nella via. Adesso la padrona di casa scende e l'aspettiamo. C'è stato purtroppo un piccolo disguido. Io non riuscivo a trovare l'indirizzo e dopo la signora dell'appartamento doveva andare a lavorare, quindi non si è fatto niente per adesso. Comunque si vedrà, vedremo di ricontattarci, di metterci d'accordo per un altro eventuale appuntamento per vedere questa appartamento. Però c'è stata un'altra piccolina sorpresa, anzi, grossa sorpresa, grandissima sorpresa, perché ho contattato Veronica e dopo ci vediamo. Allora, per adesso, ciao, seguite ancora questo video se volete vedere come va a finire la mia giornata. Thank you.
Ed eccola là, la mia Veronica. Bella! Siamo qua in giro io e la mia amica e questo video è offerto da Sephora. Perché, come voi tutti sapete, se non sapete non importa, ve lo dico io adesso. Da Sephora ci si può truccare gratis, quindi guardate un po' qua, guardate là. Stasera andiamo a beccare questa sera. Siamo pronte per una serata? Veronica è andata via e abbiamo fatto un giretto. Scusate, ma mi sono goduta la compagnia perché ne ho veramente bisogno. E siamo stati qui sempre all'americana, tanto voi l'avete già vista nel mio video. E adesso torno in stanza a mangiare qualcosa e fare la nanna, perché domani si ritorna a fare le pizze e vado a lavorare. Il mio day off è finito. Ma voi, sempre semplicissimo, iscrivetevi al canale, mettete la campanellina così sapete sempre quando uscirà il mio prossimo video. Pollicino in su se vi è piaciuto, commentate qui sotto. Ci vediamo ai prossimi video. Un bacione da Los Angeles, a presto, ciao ciao! Ed eccomi qua tra Sunset e Western a mangiare i miei primi tacos del 2020 da Taco Leo. E guardate qua quanto sono andati avanti nel grande magazzino di Target. Ed ecco i miei tacos, ci ho fatto mettere di tutto, puzzerò tantissimo con quella cipolla e ho speso solo $3. Qui è il mio posto di lavoro e questo è ancora il parcheggio, non l'ho ancora finito.